Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qua. Video live di maggio e pillola di borsa. Grazie anche quindi a chi ci segue da casa. Abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico per i collegamenti via streaming, quindi ci scusiamo per il piccolo ritardo che abbiamo avuto finora. Ma cominciamo direi subito con il tema della giornata, che è la spiegazione, l'introduzione all'uso della piattaforma Darwin di Directa. Vorrei dirvi che prima di tutto e prima di dimenticarci c'è stato un cambio data per la pillola del mese di giugno, che da martedì è stata spostata a mercoledì della stessa settimana. Non ricordo esattamente la data, forse adesso la recuperiamo, magari la mettiamo a video. È importante, esatto, però sapere che è spostata in là di un giorno rispetto a quello che era stato pubblicato inizialmente. Parliamo del giorno 19 giugno. Ok, anziché appunto il 18 giugno, la pillola sarà mercoledì 19 giugno anziché martedì 18 giugno. Ok. Detto questo, cominciamo a introdurre una spiegazione della piattaforma Darwin. Allora, innanzitutto, perché nasce la Darwin e che cosa vuole rappresentare la Darwin, non solo per i nuovi clienti di Directa, ma soprattutto per i vecchi clienti di Directa che già conoscevano ed utilizzavano, in molti casi con grande soddisfazione, altre piattaforme. Dovete sapere, qualcuno di voi già lo sa, qualcuno di voi già da allora ragiona e conosce questa cosa, che Directa nasce come operatore del trading online molti anni fa, nel 1996, per quanto riguarda il servizio offerto ai clienti, e in un momento in cui, anche se internet era già una realtà che si stava pian piano affacciando, l'operatività avveniva ancora via modem. Per effettuare questa operatività via modem si usava un'interfaccia grafica praticamente in tutto e per tutto uguale a ciò che oggi è rappresentato dal sito base internet di Directa, che consente a tuttora una gran parte di clienti di mandare con rapidità, in maniera intuitiva, ancorché statica, gli ordini a mercato. Quindi la piattaforma basica di Directa, che è rimasta ancora oggi operativa, molto snella, spartana ma velocissima, è nella sua interfaccia grafica praticamente sin dall'inizio lo strumento con cui i clienti di Directa si sono abituati a mandare gli ordini. Ovviamente, come potete intuire, quando Directa nacque, era il 94, il 95, non ricordo, e quando cominciò soprattutto ad offrire il servizio ai clienti su vasta scala, cioè a partire dal 96, il servizio che si offriva era quello della negoziazione diretta dei titoli sul mercato. Allora ancora non c'era nulla riguardo quella che è la seconda parte, oggi tutta accorpata in un unico servizio, che era quella di fornire l'informativa sui prezzi di borsa. Allora, per sapere i prezzi di borsa, qualcuno più fortunato, magari perché aveva un accesso privilegiato, li poteva vedere in tempo reale, ma la maggior parte degli operatori i prezzi li vedeva dal televideo, come abbiamo fatto tutti per tanti anni, con un ritardo di 20 minuti. È a partire da gennaio-febbraio del 1999 che Directa offre anche un servizio di prezzi in tempo reale, affiancato al servizio di trading online. Questo servizio di prezzi in tempo reale, in una prima fase, è stato fornito tramite una pagina internet dove si faceva click col mouse e si otteneva il refresh del prezzo in tempo reale sulla stessa pagina. Quindi non c'era un aggiornamento automatico dei prezzi, semplicemente bisognava ogni volta richiedere una nuova quotazione e il prezzo veniva ridistribuito in tempo reale. Questa è stata la realtà del primo anno e mezzo, per esempio, della mia attività di trading, ed è stata la prima realtà anche quando si è diffusa la possibilità di ottenere una maggiore penetrazione del mercato attraverso la
disponibilità non solo del bid-ask, cioè del prezzo e della quantità in denaro o in lettera, ma anche della profondità, che inizialmente è stata di 5 livelli, del book di negoziazione. I primi book che Directa ha reso disponibili ai suoi clienti erano book statici, ti facevano vedere chi comprava e chi vendeva, ma dovevi fare clic per aggiornare ed avere un refresh. Diciamo che il primo strumento push che Directa ha costruito a vantaggio dei suoi clienti è stato il cosiddetto multibook, che tra l'altro è un nome, un marchio brevettato, che era una pagina web, Java, un insieme di 12 tessere, all'interno delle quali all'inizio si potevano vedere solo dei book, poi col tempo sono stati aggiunti dei tools, degli strumenti, per cui si potevano vedere dei book, dei mini grafici, le notizie e quant'altro. Il multibook era una piattaforma push, dove cioè non c'era più bisogno di fare click per avere refresh, i prezzi si aggiornavano in tempo reale, era, come vi dicevo, tutto funzionante e autoaggiornante in modalità push tick by tick, ma non c'era l'interattività col trading. Pian piano che crescono tutte le componenti di questo trading online, quindi non solo la disponibilità di dati e la capacità di Directa e dei suoi competitor, degli altri broker, di renderli disponibili in forme sempre più appetibili, sempre più apprezzabili, ma anche e soprattutto la crescita della banda internet, perché, come intuitivamente potete immaginare, un conto è chiedere il refresh di una pagina, un conto è aprire un tubo dentro il quale arrivano dati e sempre più dati per aggiornare i tuoi flussi push. Nel fare questo, Directa, pian piano, cercando di soddisfare sempre di più i clienti che chiedono servizi sempre più professionali e sempre più performanti, comincia ad elaborare ulteriori piattaforme successive che si aggiungono a quelle già esistenti. E così, diciamo, nel corso dei 10 anni che vanno dal 2000 al 2010-2009, Directa costruisce più tools, più strumenti, più piattaforme push, cioè che ricevono i dati tick by tick e che consentono o l'informativa, cioè il flusso prezzi, o l'informativa più il trading, quindi la parte dispositiva, che vanno a costruire un insieme di oggetti che tutti i clienti di Directa di vecchia data conoscono molto bene. E così, senza che io adesso ci metta l'esatta cronografia, nascono strumenti come la flashboard, cioè una specie di riepilogo di prezzi, ok, di tabelle coi prezzi, dove cliccando su un bottone più o su un bottone meno, inserendo quantità e prezzo, si può fare la negoziazione. Successivamente la possibilità della flashboard, che funzionava molto bene abbinata al multibook, con i book a 5 livelli, diventa uno strumento estremamente più efficace e dettagliato, che si chiama flashbook, e diventa un book verticale. Un book verticale che, rispetto ad altri book verticali ancora oggi esistenti sul mercato, ha il grosso pregio che anziché stare su 5 colonne, sta su 3 colonne, quindi fa guadagnare in termini di spazio all'interno del monitor 2 colonne per ogni titolo. Poi nascono di conseguenza tutti gli aggiornamenti del flashbook, che si dota prima del ticker, poi delle tabelle che si possono tenere a fianco, e poi nascono altre esigenze, per esempio anche quello di disporre, oltre al Visual Trader, altra piattaforma esistente sin quasi dall'inizio dell'attività di Directa, che consente dei grafici in tempo reale, ma che viene attivata a parte. La necessità è anche quella di avere un grafico magari non così performante come quelli resi disponibili dal Visual Trader, ma che consente un colpo d'occhio più immediato. Nasce così il grafico Java, nascono le news push, nasce il monitor ordini, tutti strumenti Java che un cliente di Directa si lanciava per sé, per il proprio uso, se li riteneva utili, separatamente. Ognuno di questi era un oggetto a sé stante, poteva vivere da solo o abbinato agli altri, secondo il piacere e l'uso che l'utente aveva. Ovviamente, nel tempo, la maggior parte dei clienti hanno concentrato l'uso
oltre che sulla piattaforma di base, che sin dall'inizio è rimasta e ancora oggi è molto apprezzata dai clienti, soprattutto sul Flashbook, cioè su quel book verticale che ha veramente rivoluzionato il modo di fare il trading molto attivo. Con un Flashbook il sottoscritto è stato capace, in un giorno di agosto di 3 anni fa, di fare il suo record storico di 853 eseguiti nella stessa giornata. Difficilmente si può fare qualcosa di simile con una piattaforma che non consenta una grandissima interattività con i mercati. Era stata una giornata molto, anche molto produttiva in termini di, come dire, di guadagno, di gain, ma soprattutto di quelle dove si potevano fare tanti eseguiti perché il mercato era così volatile che le operazioni le potevi aprire e chiudere quasi una di seguito all'altra. Detto questo, diciamo che a un certo momento Directa si trova di fronte alla necessità di fare un po' il punto della situazione. Cosa succede quando tu per 10 anni costruisci mattoni successivi di diverse piattaforme? Succede che hai fatto tanti mattoni che però a un certo momento hai bisogno di metterli assieme per costruire una casa più solida. E allora una parte dello sforzo degli edifici, degli sviluppatori, dei programmatori di Directa va verso la costruzione di un unico soggetto dove tutti quei piccoli mattoni, tutte quelle tessere, tutti quei componenti che hanno reso Directa così apprezzata dai trader potessero essere resi anche più omogenei tra loro nei colori, nella forma, in tutto, un unico strumento in grado di poter offrire ai clienti la possibilità di aprire un oggetto solo e che contenesse questo oggetto tutte le caratteristiche, con alcune migliorie che magari si vedono poco ma aiutano. Un esempio che valga per tutti: scaricando più oggetti diversi, come si poteva fare prima, se io volevo vedere il book di Fiat, il multibook con Fiat e il grafico di Fiat, scaricavo per 3 volte il flusso dati di Fiat. All'interno della Darwin scarico una sola volta il dato di Fiat che alimenta strumenti diversi come un grafico, un book, un flashbook o quant'altro. Così facendo si ottimizza la connessione a internet e si dovrebbe ridurre il carico a cui la banda viene sottoposta. Come vi dicevo, la Darwin nasce per essere un oggetto con 3 caratteristiche. Prima di tutto riunire e omogeneizzare il meglio di quello che a Directa aveva messo a disposizione dei clienti negli ultimi 15 anni. Secondo, consentire ai clienti di salvarsi dei piani di lavoro, la qualcosa rendesse più agevole rispetto a prima l'aprire l'ambiente e trovare già le cose come le avevi lasciate il giorno prima. Terza cosa, rendere più fruibile tutta una serie di servizi ai suoi clienti. Poi la Darwin diventa anche uno strumento che può consentire a terze parti, se e con il consenso ovviamente degli sviluppatori, quindi in ergonomia con Directa stessa, di creare delle aggiunte, degli add-in, ok, che possono coesistere con quanto offerto da Directa e aggiungere qualità alla piattaforma all'interno del servizio offerto. Ma procediamo per gradi e ci arriviamo. L'idea della Darwin è anche quella di essere un po' più moderna, di offrire un'occupazione degli spazi a perfetta dimensione di chi usa magari la piattaforma di trading, preferendo non l'occupazione piena dello schermo, ma un'occupazione parziale, oppure la possibilità di un richiamo non appena mi serve, ma di poter ridurre ad icone e quant'altro le situazioni. Quindi vediamo in generale le possibilità che Directa offre. Detto che la Darwin è sviluppata in ambiente Java, quindi io faccio login alla pagina internet, lancio il plugin che parte, fa la sua root e prende il via mostrando il piano di lavoro che si è abbandonato all'uscita precedente. Cerchiamo di capire allora, questo è praticamente il piano di lavoro che si trova al primo login della Darwin, ma noi cerchiamo di capire che cosa c'è dentro la Darwin e che cosa si può costruire facendo un gioco un po' diverso, cioè simulando di partire da zero. Allora, per fare questa cosa apriamo il cassetto scrivanie che sta
sulla sinistra in alto. Dal cassetto scrivanie andiamo a digitare nuova scrivania, ci ritroveremo così in un ambiente completamente vuoto, dove l'unico oggetto che rimane e da cui si parte in alto è la barra. Prima di tutto però vorrei farvi vedere come la Darwin possa essere resa alle minime condizioni. La barra è niente meno che lo sfondo del software, che però può essere eliminato. Mouse destro da qualsiasi parte, togliere la spunta su sfondo e lo sfondo sparisce. Quindi io sono già così in un contesto dove il mio ambiente di lavoro sottostante rimane attivo. Io posso interagire sia con la Darwin attraverso la barra in alto, oppure con altri software o altre cose. Per esempio posso aprire una di quelle immagini che io ho sotto, che si chiamano tipo schermata o cose del genere, con un doppio clic, ma non c'è bisogno di farlo. Quindi posso interagire con il mio normale ambiente di lavoro pur mantenendo aperta la Darwin. Anche la barra, con un solo clic sulla D sulla sinistra, può essere ridotta ai minimi termini. Riproduce solo l'orario, prego. Eccolo qua, e posso spostarlo, posso muoverla in alto, a sinistra. Questa è l'occupazione minima che la Darwin ha del vostro schermo, se non vi interessa averla, se non ridotta quasi icona. Ovviamente può anche essere ridotta icona se ne va in basso e poi lo dovete richiamare su. Ora facciamo di nuovo un clic sulla D, la barra esplode nuovamente, andiamo a fare un mouse destro sulla barra e richiamiamo lo sfondo, così abbiamo la possibilità di capire un po' meglio dove siamo e cosa stiamo facendo. Dentro la Darwin, come vi ho detto, troviamo tutti praticamente quegli oggetti che hanno reso famosa Directa per l'operatività. Ognuno di questi oggetti è stato appositamente riscritto per la Darwin, quindi dovrebbe essere più performante dell'oggetto genitore, tra virgolette. Non solo, alcuni oggetti sono stati migliorati, altri oggetti sono stati aggiunti. Questi oggetti all'interno della Darwin si chiamano tessere, quindi se io faccio mouse destro, apri tessera, ho l'elenco degli strumenti, delle tessere che posso aprire all'interno della Darwin. Andiamo a scoprirli uno per uno per capire cosa fanno, cosa servono. Quando avremo capito cosa servono i singoli oggetti, che apriamo e chiudiamo uno per volta, da quel momento in poi andiamo a costruirci un piano di lavoro per come ci piace farlo. Allora, il primo oggetto è la lista dei preferiti. La lista dei preferiti, eccolo qua, portiamolo pure in alto a sinistra, così lo possiamo sfruttare proprio in alto a sinistra, ok, così sfruttiamo al massimo le sue dimensioni. La lista dei preferiti è contemporaneamente lista dei preferiti e, volendo, anche un ripercorrere la vecchia flashboard di Directa. Lista dei preferiti intanto significa che se io clicco su quella tendina, io ottengo l'elenco delle tabelle che mi sono costruito durante la mia storia in Directa e che sono disponibili anche nella piattaforma base. E quindi, per esempio, vado ad aprirmi quella tabella prima, che notoriamente contiene i titoli che più mi interessano, i titoli principali. Okay? Posso allungarla prendendola in basso e trascinandola, facendola lunga, possibilmente farla lunga fino in basso, ok, così. Posso, avendo qua disponibile il ticker, cioè il codice alfabetico, alfanumerico che richiama il titolo, e la variazione percentuale, posso anche cliccare sulla colonna della variazione percentuale e mettere in ordine i titoli per la percentuale che stanno realizzando. Prego, dal migliore al peggiore, oppure dal peggiore al migliore, come mi piace. Fino a qui questo strumento da sé svolge già un lavoro. Perché? Perché senza che io vada a chiedergli di fare altro, se lo stringo il più possibile e me lo metto a sinistra, è un ottimo strumento per avere sott'occhio una tabella che contiene i titoli sui quali la mia attenzione si concentra e che posso mettere in ordine se vanno dal bene, male, quant'altro. E ve lo faccio vedere adesso, tornerà dopo, ma così lo capiamo bene. Con la funzione drag and drop mi consentono in qualsiasi momento e in maniera molto repentina di aprire qualsiasi strumento. Per esempio, se vado su UCG, cioè Unicredito, poco sotto, esattamente lì sotto, clicco, tengo premuto e trascino fuori, poi esplodo, cioè lascio andare il mouse,
mi si apre un menu con gli strumenti che posso aprire, per esempio apro un multibook, che è un book, è una sola tessera del vecchio multibook, un book orizzontale, ok? Non solo posso aprire così facilmente uno strumento per negoziare immediatamente un titolo che mi interessa, ma posso, sempre con la funzione drag and drop, lasciando fermo il multibook, trascinarci dentro il ticker di un altro titolo e allora cambia. Per esempio, Enel Green Power, lo trascino dentro e il multibook, che prima mi faceva vedere Unicredito, ora mi fa vedere Enel Green Power. Chiudiamo pure il multibook. Abbiamo capito come funziona il drag and drop. Vi ho detto però che questa lista preferiti in fondo è una rivisitazione della vecchia flashboard. Se fai mouse destro in cima dove c'è scritto percentuale, vedrete che vi apparirà un menu che tra le altre cose dice scegli e ordina le colonne. Facciamolo vedere. Come vedete, in orizzontale posso togliere o mettere, aggiungere delle colonne che vanno dalla descrizione, cioè il nome del titolo anziché il codice, al inserire per esempio quello che si chiama negoziazione. Prova a digitare sopra negoziazione, ok, adesso spostati col mouse, allarghiamo gentilmente l'oggetto e come vedete, vai pure, allarga decisamente, ok, come vedete io ho aperto uno strumento che mi consente di andare a inserire all'interno di una delle celle prezzo e quantità con le quali io posso negoziare se lo ritengo opportuno. Quindi andiamo per esempio su Banco Popolare, scriviamo un prezzo, 1,5, se è troppo alto non ce lo accetterà il mercato. E poi andiamo a fare una quantità, mettiamoci, 50 pezzi, e poi andiamo a cliccare sul più, non può essere notato per scostamento, andiamo a mettere un prezzo, allora facciamo così, trascina Banco Popolare fuori dal, ok, trascinalo fuori e guardiamo che prezzo ha, questo è Banco Bipper, vabbè non fa nulla, guardiamo questo e mettiamo l'ordine su questo. Sì. Metti un multibook, dobbiamo mettere 1,2, ok? 1,2, così siamo sicuri che paghiamo un prezzo che il mercato accetta. Clicchiamo sul più e siamo certi che il nostro ordine andrà a mercato. Desidera inviarlo? Sì, vai. L'ordine va dentro e verrà eseguito. Allora, se io voglio usare questo come la flashboard, senza preoccuparmi di andare ad aggiungere e togliere io delle colonne, faccio di nuovo mouse destro là in alto, sopra una qualsiasi delle colonne, andiamo su lì, mouse destro, gli dico tabella completa e come vedrete la flashboard si dota di tutte quei campi che le servono per funzionare in modo tale. Vedete, ho il ticker, la denominazione del titolo, la variazione percentuale, il valore, il prezzo bid, il prezzo ask, i volumi scambiati, l'ora, il prezzo di apertura e quant'altro. E via via vado in là, avrò il portafoglio, il prezzo di carico e quant'altro. Ok? Questa tessera sostituisce e migliora in maniera decisa la vecchia flashboard. Possiamo chiuderla? Mouse destro. Chiudi la tessera e la flashboard si chiude, ok? Chiudi pure questo, torniamo a fare mouse destro sullo sfondo, apri tessera e per non sbagliarci procediamo in ordine cronologico con le tessere che abbiamo. Tessera monitor, cos'è la tessera monitor? Andiamo avanti. Allora, la tessera monitor non è altro che un miglioramento del vecchio monitor ordini con alcune aggiunte. Quali sono le aggiunte? Le aggiunte sono che io sulla sinistra ho scritti quanti ordini ho attivi, 0 in alto, quanti eseguiti ho fatto oggi, 4, quanta disponibilità ho su questo conto, quanto sto guadagnando o perdendo sulle operazioni in corso, sto perdendo 11 euro,
sulle azioni Banco Popolare acquistate, quanto ho guadagnato o perso sulle posizioni già chiuse e consolidate oggi, 84,99 euro, va bene. Poi ho riepilogato sotto che titolo ho in portafoglio e quante ne ho, e qual è il bid-ask e quant'è il gain, e se lo avessi messo, anche quanti ordini eventualmente ci sono in negoziazione su questo titolo, ed eventualmente ordini aperti li potrei revocare, ok? Per capirci, facciamo questo esempio, trasciniamo il simbolo Banco Popolare sempre fuori con il drag and drop. Devi... Ok, apri pure un flashbook. Quelle azioni che abbiamo in carico, mettile 50, 100 anzi ne abbiamo, metti quelle 100 azioni in vendita a 1,20. Allora andiamo su 1,20 nella colonna centrale, scendi un po', eccolo lì, un clic secco e l'ordine dentro, siamo in vendita. Vedete là sopra? È comparso negoziazione 100 pezzi e sull'estrema sinistra un triangolino verde che ci sta dicendo che la voce Banco Popolare è espandibile. Andiamo sulla sinistra, vicino a BP, e clicchiamo sul triangolino, come vedrete. Si apre la specifica dell'ordine con il numero d'ordine e la possibilità di andare a osservare la scheda informativa precisa di quest'ordine, ma soprattutto la possibilità attraverso quel simbolo del bidoncino di cancellare l'ordine. Come vedrete dal flashbook sotto, un clic lì sopra e l'ordine si cancella. Avete visto? Ok. Chiudiamo pure questa maschera, chiudiamo anche il flashbook, andiamo avanti con le tessere. La terza tessera in ordine, diciamo, cronologico che ci viene proposta è proprio il flashbook, quindi clicchiamo qui, il flashbook si apre così, non c'è titolo, possiamo inserirlo noi genericamente, mettiamoci Fiat, ok, F, il ticker, spostiamolo pure là in alto a sinistra, il flashbook funziona come il vecchio flashbook, tre colonne, quella di sinistra serve per comprare, quella centrale serve per vendere, quella di destra serve per modificare oppure revocare gli ordini. Quanti pezzi negozio? Quelli che ho scritto là dentro, dove adesso c'è scritto 4.000, ci scriviamo 40, togliamo due zeri, e poi andiamo magari a 5.33 sulla colonna di sinistra a inserire un ordine di acquisto. Eccolo lì. E siamo dentro. 40 pezzi in acquisto a 5.33. Qual è la differenza rispetto al passato? Che l'oggetto flashbook storicamente era un oggetto che aveva un'unica forma dove i book verticali erano tutti contigui uno all'altro. Qui ogni flashbook è un singolo oggetto che può essere attaccato anche ad altri oggetti uguali, ma può anche stare da sé. Esattamente come nel flashbook precedente, andando in qualsiasi punto, come sei adesso facendo mouse destro, posso attivare ticker on, la funzione ticker, un po' sotto, eccola lì, che mi consente di monitorare tutti i contratti che verranno conclusi su questo titolo, in questo momento saranno pressoché inesistenti perché siamo nell'after hour, che via via verranno stampati in quella posizione. Ovviamente se metto un ordine di vendita a 5.39, proviamo a farlo, sto inserendo una vendita, vai, sempre di 40, sì sì. Se vado a fare clic sempre di quell'ordine sulla destra, lo revoco, ok? Ordine revocato. Se vado a portarmi sul 40 che c'è in acquisto e lo trascino su un altro livello del book, tenendo premuto il mouse, vedete, l'ordine si muove. Attenzione però, ci sono due novità, due preferenze che non c'erano nel vecchio flashbook e sono un'introduzione assai valida in questo nuovo flashbook. Come faccio ad arrivarci? Mouse destro nel flashbook, preferenze flashbook, due cose. Primo,
visualizza soglie di sospensione a ribasso, sospensione a rialzo e via dicendo. Allora, con tutti i disclaimer che ci sono, perché le soglie di sospensione possono essere modificate più volte durante la giornata e la borsa potrebbe non comunicare in un flusso facilmente reperibile dal broker, io posso comunque sapere in linea di massima quali sono i livelli dove il titolo verrà sospeso per eccesso di rialzo e di ribasso. È un'opzione, se decido di visualizzarli, per mia informazione e conoscenza vengo linkato al sito di Borsa Italiana dove si spiega come avviene la scelta di decidere dove sospendere un titolo, prova, visualizza soglie di sospensione, mi dice, ah però guarda che ti mando sul sito della borsa dove c'è l'articolo tale di vigilanza mercati che ti spiega come funziona. Una volta che tu hai capito come funziona, te lo faccio vedere anche nel book. Ora digli ok, in realtà poi togliamolo, ok? Ti apre il sito, Borsa Italiana, chiudiamo pure, ok? E togliamo questa soglia di sospensione. No, aspetta, togli pure solo la soglia. Però qui c'è un'altra cosa importante. Prima di tutto posso definire qua di default, quando apro un book nuovo, quanti livelli di denaro e di lettera voglio vedere, partendo dalla funzione solo BDASK, 5, 10, 15, 20. Attenzione, questo vale per il book, ma vale per tutti i flashbook che aprirò da questo momento in poi, cioè l'impostazione default. Dal book in maniera molto più rapida posso decidere di cambiarla solo per quel book ogni volta che mi pare, ve lo faccio vedere. Un'altra cosa importante è singolo click per spostare un ordine, funzione che io ho già abilitato. Per uno che fa il trader molto attivo, il trascinamento in su e in giù è lento. E si può fare una cosa diversa, chiudi pure le preferenze. Stabilito che io voglio mettere quell'ordine da 5.31.50 a 5.33, non devo più trascinarlo, basta che vado sulla colonna di destra a 5.33, faccio un clic e lui si sposta, un solo clic e lui si muove. Avete visto? Sposta gli ordini con un solo clic. Attenzione, è un tipo di operazione che consiglio solo a chi è un po' scafato, perché sbagliare a fare clic e trovarsi l'eseguito che non volevi è sempre più facile, però se fai trading molto attivo può essere estremamente utile. Se usando questa funzione vai all'incrocio, cioè vai a fare un clic dove c'è lettera, per esempio a 5.36.5, prova, come vedrete fa l'acquisto, infatti mi sono arrivato in portafoglio 40 azioni Fiat, avete visto, l'ho eseguito pressoché istantaneo, giusto? Bene. Questo per quanto concerne il flashbook, che tra l'altro è uno strumento che già conoscete. Per cambiare il numero di proposte in denaro in lettera, mouse destro, profondità, eccolo lì. Se gli metto 10 livelli, vedrete che appariranno 10 livelli di denaro di lettera, ok? Istantaneamente. Va bene? Ovviamente il menu del flashbook è un menu complesso, si possono impostare tante cose, lascio ad ognuno di voi pian piano di scoprire. Chiudiamo pure il flashbook. Apriamo un'altra tessera, dopo il flashbook abbiamo il multibook. Il multibook, mettiamoci di nuovo Fiat, non è altro che il noto book verticale a 5 livelli. E si chiama multibook perché è esattamente come ogni singola tessera del vecchio multibook, può assolvere più funzioni. Scrivo F, ottengo il book a 5 livelli di Fiat, ma posso anche F, virgola, G, virgola, ENI, virgola, SPM, virgola, punto AAPL, virgola, LX, punto EURUSD, avere non più nemmeno 5, ma addirittura 6 strumenti finanziari, il cui prezzo mi appare solo nella versione BDASK, e nella stessa tessera posso mettere strumenti finanziari più disparati. Qui ci ho messo Apple, le ENI, le Fiat, le Generali, il Forex con l'euro-dollaro e poi le Saipem, ok? Se invece voglio vedere un mini grafico, faccio facile, vado, scrivo uguale, poi ci metto per esempio F e ottengo il mini grafico di Fiat di oggi, che come avrete visto, per chi ama la Fiat, oggi ha fatto più 7%, quasi, sarei dottor più del 7%.
salendo tutto il giorno, ok? Torniamo al book. C'è una differenza rispetto al multibook. Vi ho detto che le tessere, le componentistiche precedenti sono state quasi tutte migliorate. Il multibook non era una piattaforma dispositiva, potevi solo guardare i prezzi. Il multibook dentro Darwin invece è dispositivo, scrivi pure F al posto di uguale F. Ora, se io vado a fare clic su 535, per esempio, doppio clic, vedete che sotto mi appare una mascherina che mi dice, ah, la quantità te l'ha imposto già io, è quella che avevi impostato nel flashbook, ok? Poi, il prezzo che hai scelto è 5,35, se ci andate sopra con la rotellina del mouse, scrollano, no? E poi, vendi, avevamo 40 Fiat, ora le vendiamo, il portafoglio, vedete, a sinistra diventa 0, ok? Compra, vendi, anche il multibook diventa dispositivo. E dispositivo diventa anche un altro strumento, mouse destro, fallo, apri tessera, il compravendi che viene dopo il booklet, ma per un attimo saltiamo il booklet, questo non è altro, scrivo Fiat e tolgo il multibook, non è altro che la possibilità minimalistica di vedere uno strumento finanziario da comprare e vendere, scrivo F, vedo il prezzo, e posso mettere l'ordine, non ho altro, ok? Non ho il book, non è, questo serve solo per mettere l'ordine, espressamente, ok? Il booklet lo lasciamo per dopo, chiudiamo questi due strumenti, andiamo a vedere quello successivo. C'è un motivo per cui il booklet ve lo faccio vedere dopo, perché è arrivato cronologicamente dopo, per un motivo particolare che vi andrò spiegando. Questo è il time and sale. Sempre Fiat, no, mettici UCG, va? Anzi, fai così, mettici CM.ESM3. Ok, allora, avete visto che se aprite il flashbook potete decidere, ticker on, ticker off, di aprire sulla destra quello che va sotto il nome di time and sale o ticker, cioè lo scontrino fiscale dove vengono battuti tutti gli eseguiti contratti che passano, giusto? A volte può succedere però che relativamente a uno strumento finanziario, se lo porti un po' più in alto, lo allarghi un po' e lo allunghi più che puoi, ok? Può succedere però che uno su uno strumento finanziario possa desiderare anche solo guardare, allargalo anche un po' così si vede meglio, vai giù fino in fondo, possa desiderare, non è detto magari guardare il book, ma guardare tutti i contratti che vengono eseguiti. Allora nasce una tessera a sé stante che si chiama Time and Sale, che vi fa vedere ora, prezzo, quantità eseguita e che in alto, opzionale, perché mouse destro, preferenze, time and sale, può essere aggiunta o levata, prova, mouse destro, preferenze, time and sale, devi andare sul time and sale, sotto, ok, non lo prendo il mouse destro, bravissimo. Due dita? No. Boh. Allora prova a fare così, mouse destro sullo sfondo, preferenze, time and sale, sotto, di sotto, ok. Vedete, posso dirgli, vai in questo verso, oppure vai ascendente dall'altra parte, sii continuo, cancellati, mettimi anche le ore, i minuti, i secondi, oppure no. E poi quella barra che avete visto, si colora pian piano, potete dire la voglio, non la voglio, è tutto opzionale, ok? Chiudi pure senza far nulla. Io posso voler vedere il time and sale senza voler aprire nessuno strumento per negoziare lo strumento finanziario. Oggi si può fare, ok? Andiamo avanti, chiudiamo questo. Dopo il time and sale abbiamo le news. Cosa sono le news? Le news sono la possibilità di un contenitore che mi faccia vedere, fornitore per fornitore, quali sono le notizie che arrivano. Se clicco su una news, leggo il testo, se ci riclicco di nuovo, torno al lettore di notizie. Prego. Ok, eccolo qui. Eccolo qua. Ok? Quindi, come potete vedere,
Questo è un contenitore inserito nell'oggetto Darwin che vi mostra tutto ciò che voi potete visualizzare. Non solo. Mouse destro, non mi interessa la colonna dell'editore della notizia, posso levarlo. Vai. Rimane più spazio. Oppure ancora, mouse destro, gestisci l'elenco dei fornitori. Io posso entrare qui e dire questo tipo di soggetto che mi dà le notizie lo voglio o non lo voglio, oppure posso dire ho una mia fonte che ha un flusso RSS, prendo il link, lo scrivo lì dentro e lo aggiungo, ok? E io mi sono aggiunto per esempio il flusso delle notizie ANSA Economia alle mie notizie e le leggo lì dentro, semplicemente quando faccio click invece di finire sulla pagina che mi dà la notizia finisco sul sito di chi ha pubblicato quell'RSS. Quindi questo è un lettore, come si fa ad aggiungerlo? Allora, vai sotto col mouse, apri Safari, ok, vai su, scrivi RSS ANSA Economia, eccolo lì, ANSA Economia RSS sotto, secondo, ok, notizie di economia, ANSA RSS, eccolo sotto, vedi? Ok, sì. Si finisce su un sito dove ti dice come si fa, vedete, qua sotto ci sono, però chiudilo un attimo questo, poi ci ritorniamo. Chiudi, niente, riclicca sul simbolo di Safari e ritorni su internet. Ok, chiudi pure la pubblicità. Vedete, qui ci sono categorie di RSS News, ok? Allora, per esempio, io posso andare sulla cronaca, no, sull'economia che mi interessava. Provo ad andarci, ok. Questo è l'indirizzo, no, però torna indietro, clicca sul più, sul flusso economia, vedi che c'è scritto RSS più. Adesso c'è di nuovo la pubblicità da chiudere. Sì, adesso. Comunque, si arriva all'indirizzo, lo apri, lo copi, lo selezioni là dentro, lo aggiungi e lui te le scarica tutte, ok? Qui devi andare sul più, ti tiri giù l'indirizzo, okay. Chiudiamo. Ok, quindi strumento estremamente più performante che posso anche tenere piccolo, perché? Perché dalle opzioni, mouse destro, preferenze news, mouse destro, gestisce elenco fornitori, va bene uguale, vai, vedete, gestione delle notifiche, posso dire che io non voglio notifiche, oppure posso dirgli, apri quel menu a tendina, che io voglio una preview, ok, e gli dico, quando la notizia esce mi fai vedere come una stringa di testo che appare in alto a destra, in alto a sinistra, la posso mettere dove voglio io nel video, quando la vedo apparire, se ci clicco sopra mi apre la notizia, quindi io posso anche aprirla ma metterla ridotta a icona che mi spara le notizie lo stesso, ok? Chiudiamo pure. Ora vi faccio vedere un oggetto che è quello successivo che è nato mappa del mercato, oppure falla abbastanza grande, quasi tutto lo schermo fagli occupare. Questo oggetto è nato come un oggetto di marketing, perché? Perché è senz'altro interessante, anche solo da impatto, poter vedere mappa di mercato, poter vedere una mappa contenente i titoli principali del listino, il paniere S&P MIB, e riuscire a percepire a colpo d'occhio, coi colori, se la situazione stia andando male o bene. Ora, premesso che quella che vedete adesso è la mappa dell'after hour, quindi si vede tutto grigio perché le oscillazioni sono comprese tra più 0,5 e meno 0,5 nella maggior parte dei casi, ma come vedete l'automatica, per esempio, se ci vai sopra col mouse, sta facendo più 1,93% e quindi è verde, ok? Fosse oltre il più 2 il verde si farebbe molto acceso, d'accordo? Avere una mappa di mercato, la qualcosa nasce come strumento di marketing, è stata una delle scoperte più interessanti che io ho fatto come trader. Perché è vero, e vi do un'informazione, che le mappe di mercato io le utilizzavo già prima, ma non per il mercato italiano, perché pochi le rendevano disponibili.
le utilizzavo per il mercato americano. Ve ne faccio vedere una, operativa, sempre su Safari, per cortesia. Scrivi questo indirizzo internet gentilmente, www.finviz.com. Eccolo lì, vuoi fare invio? Va già. Su questo sito molto famoso, se clicchiamo su questa mappa interattiva che si vede chiaramente qua in basso, ok, cliccaci pure, così va a piena pagina, qui c'è una mappa molto ben fatta che divide il mercato per sottocategorie, titolo per titolo, con colori rosso, verde e quant'altro, e vi fa vedere, con un delay di 15 minuti, come stanno andando le azioni americane. Uno strumento molto interessante. Ma vi assicuro che vederlo in tempo reale sul mercato italiano, pronto e disponibile, torna indietro, come la troviamo nella Darwin, ti dà il colpo d'occhio immediato a del titolo più scambiato, perché è quello che occupa il quadrato più grosso. Nell'after hour stasera è Parmalat insieme a Unicredit. B, ti fa vedere in maniera molto chiara se il denaro va sui bancari, sugli energetici, perché vedi, tutte verdi Eni, Enel, A2A, tutte verdi le banche o viceversa, e capisci subito il mercato dove fa il focus, con un'immagine che, essendo solo ad interpretazione visiva, ti dà un responso istantaneo, non hai neanche bisogno di interpretarlo, lo vedi già per come è questo dato, ok? Mouse destro, posso passare dal FTSE MIB al DAX 30, prego, ora credo che a mercato chiuso non vedremo quasi nulla, andiamo al CAC 40. Anche qui non vedremo nulla in questo momento, solo dati di repertorio, vedete? Ma durante la seduta avete l'idea non solo di cosa succede sul mercato italiano, ma anche sui listini più importanti d'Europa. Prego. Assolutamente sì. Ovviamente il refresh è un repento ogni minuto. Il quadrato può cambiare, non so se ogni minuto, ora correggetemi, magari ogni 20 secondi, comunque è un dato aggiornato pressoché in tempo reale. Si modificano sia le dimensioni dei rettangoli, in base ai volumi, sia il colore dei titoli, ok? Molto, molto interessante questo strumento. Chiudiamo pure. Un'altra cosa che nelle precedenti piattaforme di diretta non era disponibile, sono le classifiche. Cosa sono le classifiche? Sono i migliori e i peggiori in tempo reale della borsa italiana, della borsa americana, del CAIX, della borsa tedesca, vedete, migliori, peggiori, più scambiati per volume, più scambiati per contratti, e solo per la borsa italiana i più volatili. Cosa significa? Quelli che tra il minimo e il massimo di giornata hanno avuto l'escursione più ampia. Proviamo a vedere quali sono stati oggi, se ancora, vai. Vedete? Gabetti ha oscillato tra il minimo e il massimo del 13%, ok? Il Sole 24 Ore del 5,37%. Questa è la volatilità giornaliera, ok? Rende bene l'idea. Avete capito? Chiudiamo pure. Vai. Apri tessera. Allora, abbiamo altre tre tessere. Si chiamano D-bar, indici e valute. La D-bar è uno strumentino. Vai, aprila. E intanto che si apre, mettila là in alto a sinistra e lasciala lì. Poi la guardiamo. Sposta un po' la barra a destra, così si separano. Ok, adesso andiamo ad aprire le altre. Allora, beh, visto che si è aperta, andiamo a vedere. Che cos'è la D-bar? Permette, sulla base del ricalcolo che fa diretta, che calcola di ITA, di FRA, di GER, cioè l'indice italiano, tedesco, francese, americano, l'euro-dollaro, con un algoritmo proprietario praticamente perfettamente allineato a quello dei mercati, ma anche senza pagare potete vedere in tempo reale l'indice francese, quello tedesco. Sapete che per vedere il DAX come indice bisogna pagare, no? Qui lo potete vedere gratuitamente. Se ve lo lasciate aperto, può muoversi, può variare di qualche 0,0 qualcosa percentuale in alcuni momenti. Mouse sinistro, sulla D, posso decidere quale voglio vedere, oppure posso dire visualizzameli a rotazione. Guardate cosa succede, l'ultima voce in basso, ok. Se lo metto così, vedete, me li fa vedere uno dopo l'altro e io posso andare dove c'è l'ora e dove c'è la variazione percentuale, fare dei click, perché io posso vedere variazione percentuale oppure punti guadagnati o persi, oppure prezzo, al posto dell'ora posso vedere
la variazione, vedete, il valore reale. Se clicco sul simbolo del grafico, sotto a tendina mi si apre un mini grafico del titolo in oggetto che cicla con tutto il resto. Allora, a volte uno ha voglia anche solo di avere un colpo d'occhio, ti puoi aprire, tra l'altro la D-bar è un oggetto che se andate sulla home page di diretta, anche senza aprire la Darwin, vi potete aprire la D-bar e lasciare quello in background, vi dà l'idea di come vanno i mercati, anche se non avete tempo di guardare tutto. Chiudiamola pure. Le tabelle successive, che sono la tabella indici e la tabella valute, altro non sono che un riepilogo degli indici principali, se sei abilitato, anche del DAX e quant'altro, e un riepilogo delle principali valute, ok? Adesso facciamo uno step indietro. Un po' di tempo fa, circa 6 mesi fa, Diretta ha introdotto la possibilità, avendo fatto un accordo con l'unico mercato in Europa autorizzato a negoziare valute, il mercato LMAX Exchange di Londra, autorizzato dalla Comunità Europea come un MTF, come se fosse la borsa italiana, per capirci, su cui si negoziano valute. Diretta ha raggiunto l'accordo con questo mercato e consente da allora di negoziare le valute. Per capire come, quali e quante, mouse destro, apriamo una lista preferiti, ok, ce la spostiamo lì a sinistra, anziché il patrimonio ci scegliamo la lista Forex, e come vedete qua abbiamo una serie di valute, da cui per esempio possiamo estrapolare l'euro-dollaro, che sta più in fondo, boh, se no tira, sì, vabbè, l'euro-dollaro, va bene, devi allungare la, eccolo, non è, devi andare un po' più giù, ok, vai, vai ancora un po', eccolo lì, tiralo fuori, e per aiutare l'utente a monitorare le valute e solo le valute, ha creato uno strumento che poi può essere usato anche per le azioni, ma che è specifico per il filo delle valute, che è il booklet. Prima vi ho detto, aspettiamo un attimo a guardarlo. Perché è uno strumento specifico? Perché, come vedete, queste valute che sono quotate su un vero mercato, in realtà hanno un book di negoziazione. Se io vado a sinistra e clicco sulla freccettina blu, che è quella, esattamente, scopro che quello che vedo lì in alto è il primo livello di denaro e lettera, molto ingrandito, sotto vedo gli altri 4 livelli di acquisto e gli altri 4 livelli di vendita, come se fosse un book tradizionale. Infatti, se io trascino col drag and drop quella sigla LX, euro, US dollar, la trascino fuori, anche dallo stesso booklet va bene, la trascini fuori, apri un multibook. Come potrete vedere, i due book sono perfettamente uguali, solo che nel booklet il primo livello è molto ingrandito. Come potete tra l'altro vedere, stiamo parlando di una tale qualità, quella che c'è sul mercato LMAX, nella negoziazione tra l'euro-dollaro, che lo spread è così ridotto da non essere nemmeno un pip, è 0, mediamente qualcosa, in questo momento 0,4 pips, ok? La differenza passante tra 6,51 e 6,56, ok? Con uno strumento come quello siamo molto più vicini all'abituale modo di chi negozia valute di fare click per comprare o per vendere. Quando lo spread è così stretto non ti metti in denaro per comprare, compri, perché la differenza che passa tra il denaro e la lettera è così ridotta, così minima, che quasi non c'è differenza. Conta di più avere la sicurezza dell'eseguito. Quindi, scritto il numero di contratti 10, ogni contratto sono micro lotti, vale 1000 euro, quindi 10 contratti sono 10.000 euro di euro contro dollaro. Se vado sul bottone verde grande e clicco compra, vai, compro 10 contratti. Mi dica? Cioè, non 10, ma 10.000. Se non si ricorda. Quando lei ha presente i futures, ecco, sono contratti. Allora, nella parte delle info è spiegato ogni contratto quanto vale, ma non è che quando lei compra un future DAX o un FIB, non le scrivono lì quanto vale, lei scrive quanti contratti vuole comprare, ok? Comunque questo sono microlotti, il valore minimo del microlotto è 1000 dollari, 1000 euro, pardon, quindi 10 microlotti sono 10.000 euro di controvalore. Come vedete, con questo strumento è molto facile negoziare le valute. Clicca pure la freccia a sinistra e tira sul book, così non lo vediamo più.
se io voglio mettere degli ordini, diciamo così, che sono condizionati, posso cliccare sulla freccia a destra e mi appare la mascherina per fare l'ordine condizionato. Metto la vendita, metto comprare al superamento di e quant'altro, tutto fatto con un unico oggetto. Chiudiamo pure. Chiudiamo pure. Prego. Le coppie di, allora, le valute che sono negoziabili con Directa sono le principali valute contro dollaro e quelle derivate, cioè le valute figlie. Quindi, siccome c'è dollaro-yen, c'è anche euro-yen. Attualmente l'unica di queste 8 valute che non è negoziabile è il New Zealand dollar, che credo a breve sarà introdotto. A breve partirà anche la negoziazione 24 ore su 24, attualmente è dalle 8 del mattino alle 22:15, giusto? Ma a breve credo... No, le valute sono prevalentemente quelle disponibili... Allora, chi ha Directa sicuramente basta che vada nella... facciamolo vedere, mouse destro... Conto 43519, pagina delle info, questa è la pagina delle info che tutti voi conoscete, vado al punto 5 lettera A, abilitazioni, punto 5 lettera A, vado sulle abilitazioni, verifico alla voce Forex, andiamo a vedere, devi scorrere un po' in giù col mouse, due dita sul mouse e scorri così, ok? È il max, vedete? Questo è il mercato. Andate lì dentro, verificate di essere abilitati, a quel punto potete negoziarle, facilissimo. Se non è abilitato, va dentro, ci inserisce, legge tutto, mette i suoi dati perché ha capito, per accettazione, e può negoziare, ok? Prego, ci mancherebbe. Comunque, per chiunque anche da casa volesse conoscere di più questo, se non trova informazioni sufficienti tra questa pagina delle abilitazioni e il sito di Directa, può tranquillamente telefonare all'helpdesk di Directa, allo 011 53 0101, dove trova del personale in grado anche di aiutare all'abilitazione. Ok, possiamo chiudere queste due pagine. Ora vorrei dirvi questo, vi presento altri due strumenti che non facendo parte della Darwin in sé, ne fanno comunque parte perché sono stati costruiti da terze parti, che in totale accordo e sinergia con Directa e con gli sviluppatori hanno fornito questi strumenti per migliorare le opportunità che un utente della Darwin ha. Mouse destro, apri tessera, andiamo sotto, dopo avervi detto che all'interno della Darwin si può aprire il vecchio flashbook, quello classico che tutti conoscete, andiamo prima a vedere il grafico JVT. Direttamente da TraderLink, la casa software house produttrice di Visual Trader, è reso disponibile all'interno della Darwin un grafico, scriviamo Fiat, che consente un'analisi tecnica di base, non aspettatevi l'analisi tecnica approfondita che trovate in Visual Trader, praticamente facsimile di quello che prima era, per i clienti, il grafico Java. Cosa vuol dire? Rendi il grafico più fruibile, un pochino allungandolo, grazie Mattia. Tiralo pure, fallo pure più lungo anche, ok, così, perfetto. Allora, clicchiamo sulla rotella là in basso a sinistra, si apre sotto un tool di personalizzazioni, intanto diciamo che trascinando quei due bottoni, vedete adesso noi stiamo vedendo due giorni di storico, trascinando il bottone a sinistra io posso andare fino a 3 anni di storico, andiamo a vedere, 3 anni di storico, e posso decidere su una lunghezza di un periodo storico come 3 anni di guardare il grafico su scala giornaliera, settimanale o mensile, ma se ritorno alla personalizzazione tipo a 5 giorni, ovviamente la compressione del grafico si riduce, ok? Posso vedere anche 15 minuti, 5 minuti, dipende, adesso andiamo alla compressione minima, vai, ok, perfetto. Ovviamente su questo tipo di grafico, cliccando sugli appositi bottoni, posso inserire disegnare trend line, inserire linee orizzontali, facciamo pure vedere, disegno una trend line, una, un orizzontale, ok,
vai, vai, mettila pure a caso, tanto non c'è nessun bisogno di. Posso anche, salve, cliccando su quel simbolino dove c'è la F di funzione, eccolo lì, proprio lì sopra, no, di fianco, eccolo lì, inserire selezionandoli uno di 7-8 oscillatori di base che però consentono degli studi, per esempio i volumi, le Bollinger Bands, la media mobile o il MACD e altri, l'RSI e quant'altro, ok? Ovviamente non è l'analisi tecnica approfondita che si può fare con Visual Trader, ma è un grafico già di un certo livello evolutivo, consentendo tra l'altro 3 anni di storico. Chiudiamolo pure. Questo è un plugin fatto da Traderlink, come si può vedere dal logo. L'altro plugin è il TV Book, fatto da una società che ha utilizzato e utilizza i prezzi diretta per offrire qualcosa che va un po' oltre il mero flashbook con ticker. Mettiamoci pure Fiat. All'interno si apre un flashbook, lo vedrete, assolutamente dispositivo esattamente come quello che voi conoscete, ma che viene in aggiunta corredato da una serie di strumenti per una migliore fruizione delle informazioni. Per esempio c'è un istogramma sulla sinistra che vi disegna tutta la distribuzione dei volumi e degli scambi della giornata odierna. Sulla destra c'è tutto un calcolo di contratti piccoli, grandi, come dimensione, se sono stati prevalentemente fatti per acquistare o per vendere, e si può, agendo sui bottoni lì in basso a sinistra, vedere la colorazione differente che assumono gli istogrammi e il time and sale sulla destra, per capire dove sono stati fatti gli acquisti dalle diverse, o le vendite dalle diverse categorie in cui si suddividono i contratti scambiati per dimensione, e che funziona diciamo per i clienti come informazione aggiuntiva. Il TV Book è composto da questo strumento e da una classifica che si estrapola con le stesse caratteristiche, cioè mouse destro, apri tessera, TV Book, classifica, che riepiloga quali sono i titoli, mettiamolo, clicca sul bottoncino giallo così va nella versione Davide. Dimagrita. Nel frattempo volevo ricordarci, sono un po' di domande da casa, sì, le facciamo di tutte, tenere non un po' preoccuparti. Di tempo, e le persone a casa possono continuare a farle e poi rispondiamo alla fine. Okay. La classifica non è altro che il riepilogo con una classifica banalmente fatta di stelline, verdi o rosse, che identificano quali sono i titoli che secondo dei parametri, che non è questo il momento di spiegare, sono più congrui per una predisposizione verso l'acquisto, verso la vendita della categoria maniforti, ok? Possiamo chiudere tutto. A questo punto, disponendo di tutti questi strumenti, posso decidere di costruirmi un piano di lavoro. Ora noi non lo faremo insieme, vi faccio vedere, detto che quando aprirete la Darwin per la prima volta ne troverete 3 già preconfezionati in quel menu di sinistra, vi faccio vedere dove potreste trovarne degli altri. Così, messi lì per darvi un aiuto, poi ognuno di voi se li personalizza e se li salva come gli piace. Ne potete salvare sino a 10 diversi e durante la giornata potete muovervi cliccando su uno sull'altro, passando da uno all'altro. Per esempio qualcuno potrebbe volerne uno per il mattino senza l'America e uno col pomeriggio con l'America, perché quando l'America apre poi diventa il faro illuminante della finanza. Allora, se quelli che sono lì dentro non vi bastano, potete mouse destro, scrivanie, importa esporta. Prima di tutto con la funzione importa esporta ve li potete passare da un computer all'altro vostro, oppure scambiare con l'amico o col conoscente. Poi potete accedere alla online gallery, all'interno della quale ce ne sono alcuni fatti da diretta, qualcuno l'ho fatto io, andiamo pure sotto, per esempio, vai pure. Ce ne sono per chi ama di più una cosa, l'altra o l'altra. Allora, vediamo il primo in alto. Ok, questo per esempio può essere particolarmente interessante per chi è appassionato di valute. Prova ad aprirlo, ci clicchi, dici che la vuoi importare, te la importa dentro. Ecco, ovviamente questo è un po' grande come piano di lavoro, ma potete vedere qui ho preparato per chi apprezza le valute le notizie, una specie di flashboard, ogni valuta col suo grafichino, mini grafico sotto, un grafico più grande per quella che sto proprio monitorando con più attenzione
e tutti i booklet con la possibilità di negoziare subito l'acquisto vendita. Ma questo è solo un esempio, ne potete fare quanti ne volete. Ciò che mi preme, torniamo a una scrivania vuota, è che capiate che vai pure, anche quella lì, guarda, quella lì anche se mi vuota va bene, quella lì sì, va bene. Ciò che mi preme è che capiate che arrivando su una situazione come questa, se aggiungete una tessera, per esempio apriamo qua e aggiungiamo un flashbook, che quando gli avete detto che volete vedere il flashbook di Unicredito, potete decidere di lasciarlo a sé stante oppure di attaccarlo alle altre tessere, mettendolo vicino, e se avete abilitato nelle opzioni l'effetto calamita, mettilo pure che parta dall'alto assieme, così viene una formula tutta compatta. Ancora un po' più su, vai, vai ancora un po', ok. Adesso se lui tiene premuto, poco può muovere solo l'oggetto, se aspetta può muovere tutto insieme, vedete? Così lo potete spostare all'interno dello schermo, potete decidere in uscita di salvare o meno i piani di lavoro, ok? Prova a far vedere, non usciamo, ma se clicchi sul bottone in alto lì, uscita, vi dice, esci, adesso si vede un po' chiaroscuro, salva ed esci? Sì, no, adesso la fai a nulla così non succede niente. Un'altra cosa, mouse destro, sullo sfondo, togli il desktop, togli lo sfondo, come vedete, quegli oggetti lì, li potete anche separare, puoi separare il flashbook dal resto, sono oggetti che rimangono a sé stanti nello sfondo, quindi li potete muovere anche su altri desktop all'interno del vostro piano di lavoro e funzionano lo stesso. D'accordo? Allora, ovviamente non vi ho fatto vedere tutta la Darwin, perché poi le potenzialità, cosa si può fare, insomma ce ne sono di cose. Vi ho fatto vedere però tutte le tessere che la compongono e come si fa in linea di massima a costruire e importare un piano di lavoro, che è la cosa d'impatto, subito. Un'altra cosa che vi faccio vedere, rimetti pure lo sfondo cliccando sulla barra e poi passiamo alle domande, abbiamo tante, un quarto d'ora sì, che è certamente sufficiente. Mouse destro, preferenze, vedete, portalo pure in centro, tutto a partire dall'aspetto, i colori e lo zoom, tutto è personalizzabile, ok? Quindi se io vado per esempio su colori e gli dico carica, e lui adesso andrà già a rivolgere, e clicco su quello là per esempio che si chiama Biocchi 1, vai pure, fai doppio clic, e chiudi pure le preferenze. Vedete, mi ha salvato una colorazione sul grigio, bella, eh? Allora, questa è carina, è molto interessante, ognuno se la fa come gli piace, ne puoi fare quante ne vuoi, con la tavolozza dei colori, e trovi quella che ha tutte le funzioni che ti piacciono di più, che ti stanca meno la vista e quant'altro, perché è importante anche questo. Adesso darei il via delle domande, alternando una di qua e una da casa. Benissimo. Grazie mille Mattia per ora, sei stato molto bravo. Prego. Allora, c'è qualcuno di voi che vuol fare domande? Cominciamo da lui, giriamo così, poi vengo da lei. Prego. Ripeti. In questo caso Fiat ha messo un ordine 5.35. Sì. E compra solo se supera quel prezzo? Esatto. Va bene, allora la domanda è, si può mettere dal flashbook un ordine condizionato al raggiungimento di un altro prezzo? La risposta è sì, andiamo su quel prezzo lì, mouse destro, stop order in acquisto, vai, vado in su, gli dico, quello lì è il prezzo 5.37, la trigger, il prezzo segnale, se arriva lì mando a mercato un ordine e devo dire, andando, mettiamo vai a 39, che compra fino a un prezzo limite di 5,39, fai clic, mi chiede la conferma, gli dico di sì, l'ordine va dentro, vede, rimane lì con un asterisco, l'asterisco significa quell'ordine è condizionato al raggiungimento di questo prezzo, se arriva lì ti compra, ok? Perché un ordine condizionato ha due variabili, uno è qual è il prezzo che se viene raggiunto scatena l'ordine, a quel punto quell'ordine lì deve andare a mercato con una quantità, 40 pezzi, e un prezzo limite, che può essere uguale a 5,37 o anche più grande, dipende dalla tua scelta.
Certo, se però tu vai a mercato con prezzo limite 5,37, può darsi che il mercato scavalcando 5,37 subito non te lo esegua. Quindi io gli ho detto, non voglio pagare più, vai a mercato a 5,39. Dai il prezzo massimo che sei disposto a pagare. Ok, domanda da casa. Allora, una premessa, dunque, alcuni avevano un problema con Java, piuttosto che, lasciamo di nuovo il numero di telefono, 011-53-0101, è l'assistenza clienti di Directa e vi seguono sul singolo problema, non rispondiamo in questo momento. Invece, sì, detto solo una cosa di Java, che con alcuni computer è necessario, quando lanci dalla piattaforma la Darwin, andare a pescarla dal download e fare doppio clic per farla partire. Comunque il supporto dato dai ragazzi del call center è di altissimo profilo. Sì, quindi... sì, vi seguono passo passo in tutta la problematica che eventualmente dovessi incontrare. Allora, per quanto riguarda le valute invece, questa è la vera e propria domanda, commissioni sulle valute, quindi LMAX, e se lo 0,4 di minimo come funziona e se c'è intenzione di mantenerlo. Allora, le commissioni sulle valute sono, intanto che si va su un mercato, quindi quanto spread si paga, tradotto in maniera diversa, per comprare le valute con Directa? Si paga lo spread che c'è sul mercato, lo possiamo mettere un euro dollaro qua? Ok. Adesso aspettiamo che arrivi, ok, eccolo qua, vedete, in questo momento, come dire, c'entra pure, anzi mettimi solo il BDASK, così si vede bene, perché sennò c'è troppa roba. Profondità, BDASK. Ok, poi fai un centra, ecco. In questo momento, come vedete, lo spread è molto modesto, 0,5-0,6 pips. Questo è il mercato, a questo bisogna aggiungere le commissioni di Directa, che normalmente valgono 0,03 sul controvalore, vuol dire 3 euro ogni 100.000 euro di controvalore. Significa che round turn, cioè per andare e tornare, le commissioni valgono 0,6 pips, quindi io pago 0,6 pips di commissioni più lo spread del mercato. Siccome lo spread del mercato mediamente è 0,4 pips, io faccio l'euro-dollaro più o meno a un pip, ok? Più o meno, dipende dalle volte. Cos'è che devo dire però di molto importante? Primo, che sono in un mercato vero. Secondo, che se la dimensione dell'ordine è inferiore, mi pare, a 13.000 euro, scatta la commissione di 0,03, sarebbe più bassa, ma scatta in quel caso la commissione minima di Directa, che vale su tutti gli strumenti finanziari, che è di 40 centesimi. Quindi, comunque, al di sotto di 40 centesimi di commissione non si va. Ultimo concetto è che noi siamo abituati a vedere l'euro-dollaro, ma dove il mercato e il max rende rispetto agli altri una competizione massima è su tutte le altre valute, che hanno uno spread stretto come questo, mentre di solito gli altri intermediari danno molto appeal all'euro-dollaro, ma le altre valute con spread molto più grande. Ok? Domanda da qui ed era la tua. Allora, la domanda è, lo dico anche per chi è a casa, se ci sono particolari problemi con la piattaforma, con Windows 8 come sistema operativo per usare la piattaforma Darwin. Allora, la risposta che do è questo. I problemi in generale dei programmi come la Darwin, che utilizzano Java, nascono a volte quando, sempre più frequentemente, ci sono gli aggiornamenti Java, che richiedono un minimo di adattamento per tutti quei plugin che usano Java. Alle volte, quindi, è opportuno, prima di far fare al computer l'aggiornamento in maniera automatica, aspettare che, magari lo si chiede, il broker certifichi anche l'ultima release di Java stessa, così tutto diventa più facile. Comunque, in caso di problemi, telefonando al famigerato helpdesk si ottiene un'assistenza anche da questo punto di vista. C'è un pool dell'helpdesk che fa in particolare una speciale assistenza proprio su Darwin, ok? Sì? Sì, no, c'era anche nel Flashbook tradizionale. Qui è allo studio una funzione ancora migliorativa, ma non è ancora rilasciata. Però è allo studio. Esatto. Sì. Sì, sì, sì. Prego.
E domanda poi, da casa. No, l'altra cosa che forse non abbiamo ricordato è che se voi mettete un ordine qui sulla Darwin a casa, poi passate al touch trader su iPad, iPhone. Certo, tutti gli ordini sono compatibili, logico. Sincronizzato, certo. Lo gestite. Però le piattaforme non stanno aperte contemporaneamente. No. L'ultima una aperta esclude le precedenti. Ok. Ovviamente Darwin convive con Visual Trader, cioè se io voglio, oltre a quello che vedo in Darwin, anche un'analisi tecnica approfondita, basta che segua la seguente caratteristica. Prima apro Darwin, lo lancio con i miei dati, prima apro Visual Trader, lo lancio con i miei dati, poi apro Darwin. Non avrò nessun problema a usare Visual Trader per tutto quello che serve per l'informativa e Darwin per tutto quello che ha e in più per il trading, ok? Tenete conto che per ora è in fase beta, ma è stata già raccontata in più occasioni, l'ho vista funzionare 3-4 giorni fa ed è molto interessante. La Darwin consente anche l'interfaccia con un altro programma di analisi tecnica che si chiama Multichart, molto interessante perché consente un'operatività molto complessa anche con trading system molto evoluti. Sarà disponibile per tutti a breve, attualmente è in fase beta, se qualcuno fosse interessato può anche richiederlo all'Eldesk. Proseguiamo? Domanda da casa. Allora, sulle valute e in generale, è possibile fare trading dal grafico? Allora, nel momento in cui sarà per tutti Multichart disponibile, per esempio Multichart consente esattamente di fare trading dal grafico. Quello che si può fare qui però è questo, e cioè modificare. Io posso vedere, plottare sul grafico il book e nel grafico di TraderLink a breve sarà disponibile anche la funzione che ti fa vedere i tuoi ordini dove sono sul inserito. Grafico, però non puoi muoverli dal grafico, puoi solo però vedi dov'è come supporto, li muovi dal flashbook per esempio, ok? Prego. Però nel momento in cui lo muovi dal flashbook ti si aggiorna automaticamente sul grafico, certamente. Domanda da qua, prego. Funzionalità? Dunque, se lei non è cliente di Directa ed eventualmente prima di diventare cliente vuole capire un po' di più dell'universo facciamo di Directa, vedere, può andare sul sito Directa IT. Ah, va bene. Okay. Vai pure tu, dai. Vai su Safari, sito Directa.it. Sul sito Directa.it trova un bel bottone che dice prova Darwin. Il sistema le chiede di inserire i suoi dati, ivi compreso il codice fiscale perché avrà i prezzi della borsa italiana in tempo reale, ma la borsa italiana autorizza la divulgazione dei prezzi in tempo reale solo se è noto il codice fiscale di chi lo richiede. Quindi lei compilerà questo form che potrà usarlo una volta perché poi il suo codice fiscale non le consentirà di fare un'altra prova gratuita. Però può provare per 15 giorni la Darwin in tutte le sue funzioni tranne il trading, ma tutti i plugin sono attivi, quindi può provare il TV Book, può provare il grafico Java. Può vedere tutto? Una simulazione cosa intende? No, non è prevista la simulazione di trading, è previsto che lei veda una piattaforma come la vede un cliente diretta, con i prezzi in tempo reale, con tutto in tempo reale, se però fa click per comprare le dice questo conto non è attivo perché non ci sono fondi, ok? Però può provare tutte le funzionalità della piattaforma. Mi ripeta meglio cosa intende. Se io ho un titolo a sì. Se arriva a 20, sì. Oppure se arriva a 19. Certo, è possibile. Quello che lei chiama così, allora, stiamo guadagnando 8 euro con quei 10 contratti, sì. Allora 9 euro vendiamo, la pizza di questa sera è assicurata. Beh, vai. Clic, venduti. Allora, apriamo Banco Popolare, che secondo me era quello che c'era rimasto in portafoglio, vai. BP. C'eravamo 100 forse. Sì. Allora, questo è un allora, fai così per piacere, comprane 1000. Ok, vai. Troppo poco, comprane 10.000. Comprane allora 3.000 ancora.
Boh, comprane 2000. Voglio avvicinare il prezzo di carico alla posizione attuale. Ok. Allora, vede, adesso noi abbiamo in portafoglio 3100 azioni di Banco Popolare, vede? Il prezzo di carico totale è 1,20. Comprende il prezzo a cui noi abbiamo acquistato più tutte le commissioni che abbiamo pagato per fare questi acquisti di prova. Vede, c'è un asterisco, e un cancelletto e un simbolo dell'euro che denota che stiamo perdendo 23 euro su questa posizione. Ok? Allora, supponiamo che noi si dica, vogliamo venderlo con guadagno se va a 1,30, 1,305 là in alto. In questo caso io lo metto in vendita normalmente. Addirittura potrei fare un ordine che vale per più giorni, multi-day, ok? Allora, facciamo un ordine multi-day. Prendi, richiama la maschera, vabbè, mettilo in vendita, dai, clicca su 3100, fai un clic col mouse su 3100, così compila la quantità. Vai a dove c'è 3100 a destra, sì, lì, clicca lì. Ok, la quantità si compila, vai a 1,305 e mettilo in vendita. Io a questo punto, vabbè, non lo accetta perché è troppo elevato, allora fai annulla. Vai, clicca, doppio clic sulla barra in alto, no, fai doppio clic sulla barra in alto. Doppio clic su, no, quella del titolo, quella lì, sì, doppio clic. Scrivi vendi 3100 a 1,30, e sotto gli dici flag valido fino al 13 giugno, vedi lì? Ok. E poi metti in borsa, questo qui va dentro, ok? Vedrai che questo non ha problemi, chiudi questa scheda, ok. Vede che l'ordine è dentro, entrerà in negoziazione da domani perché è un multi-day. Io posso dire a questo punto, se però invece di andare su va giù, io voglio salvaguardarmi con uno stop loss, per esempio a 1,18, va bene? Allora vado a 1,18, mouse destro. Stop all in vendita 1,18, ok, con prezzo limite, provo a rifarlo, no, vai giù, ok, vai ancora sotto, bene, clicca lì, a questo punto digli ok, quello che può accadere è questo, il prezzo va lassù, prende 3100, qui rimane uno stop all, vuol dire vendi tutto, se il mio portafoglio si è svuotato perché le ho vendute tutte e il prezzo poi arriva lì, quell'ordine scatta, vorrebbe vendere tutte le azioni che ho in portafoglio e non ne ho più, non vede più niente. Ma se invece il prezzo di salire scende e va a 1,18, lui dice quante azioni ci sono in portafoglio? 3100. Revoco l'ordine di vendita a 1,30 e le vendo. In questo caso lei ha due ordini che interagiscono uno con l'altro praticamente come se fosse una funzione OCO, cioè l'esecuzione di uno rende inerte o cancella l'altro. Le vorrei dire questo perché quello che accade deve stare molto attento, perché l'ordine di stop loss noi gli abbiamo detto attivati se il prezzo arriva a 1,18 e se il prezzo arriva a 1,18 vendi anche a 1,17 se necessario, vendi anche a 1,15, è lei che lo dice alla piattaforma quello che deve fare, ma se uno dice se il prezzo va a 1,18 vendi a 1,18, se il mercato quando arriva al tuo prezzo salta al tuo livello, tutto funziona meravigliosamente ma l'ordine non ti viene eseguito, però non è colpa della piattaforma, è colpa di un prezzo limite non adeguatamente posizionato rispetto al prezzo segnale. Allora lei non sta negoziando con una piattaforma che va a mercato, ma che probabilmente negozia o Contract for Difference, CFD, o qualcosa di simile, perché le piattaforme che vanno sul mercato di borsa tipicamente devono avere due variabili, e il prezzo segnale e il prezzo limite, perché la borsa accetta il prezzo limite. Tranne per il future, ad esempio a Eurex. Per il future no, ma è diverso, viene gestito dal mercato. Dipende anche dallo strumento. Viene gestito Davide, il tempo stringe, sì? Ultima domanda da casa, sugli oscillatori indicatori compagnia grafica Java. È possibile inserirli in un grafico e fare in modo che si vedano su tutti i titoli o vanno aggiunti di volta in volta? Si può salvare il modello del grafico e a quel punto io se mi riapro quel modello del grafico ce l'ho anche per altri titoli. Beh, direi che
se c'è qualche altra domanda da qui rispondo, se no ci vediamo la prossima volta. Ecco, ricordo che... Sì. No, la finestra che apre è una sola e lì dentro si caricano notizie che possono essere di 1, 2, 3, 4 fornitori di notizie, esattamente sulla base di quello che piace a lei, ma la finestra che si apre è una sola. Certo. Bene, allora ringrazierei chi ci ha seguito da casa, ringrazio chi è venuto a trovarci qua, l'appuntamento è per mercoledì 19 di giugno. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie.